Un caro buongiorno amici di Fatti Italiani, ben ritrovati in questa rubrica di commento delle nuove uscite discografiche. Oggi è il giorno di Blanco, non si parla d'altro del brano Desnuda, che rappresenta un po' una rottura del progetto di Blanco con tutto quello che è la sua discografia precedente. È un'operazione che funziona. Bah, a livello discografico, a livello di numeri probabilmente sì, a livello artistico personalmente questo brano non mi ha particolarmente entusiasmato. Mi sembra che Blanco faccia il Maluma nel giorno in cui Maluma esce con una canzone nuova che si chiama Contrato e a fare il Maluma, Maluma è più bravo di Blanco probabilmente. Mi sembra un'operazione commerciale per attaccare un mercato che è quello magari ispanico o ispanoamericano. E anche quello italiano, perché comunque in Italia c'è un grande apprezzamento appunto della musica latina, però a livello artistico, sinceramente, non mi sembra un grande salto di qualità questo, ecco. Chi invece si conferma essere un vero fenomeno sono i Coldplay, che sono usciti con un brano che si chiama Feels Like I'm Falling in Love, che è un brano alla Coldplay, fatto nel loro stile e che quindi sicuramente è un successo annunciato a livello mondiale. Io invece vorrei segnalarvi oggi tre nomi di tre uscite che ci sono state oggi, secondo me molto interessanti, sicuramente meno mainstream degli artisti citati finora, ma secondo me tutti estremamente interessanti, con dei progetti molto ben definiti e forti. Uno è Ok Giorgio, con questo brano che si chiama Ok, quindi una sorta di autocitazione, che va secondo me ascoltato un po' nella sua interezza, questo artista che secondo me farà molto parlare di sé. Uno è Omar, a cui sono particolarmente legato, che esce con il suo brano estivo, che non ha niente di estivo, ma questo è Omar, quindi lo sappiamo e siamo comunque felici di ascoltarla con Ne faccio un dramma. E poi quello che io considero attualmente nella top 3 degli artisti indie italiani, dove l'indie ormai è quasi morto in Italia, che è Brando Madonia, che nel suo EP Estate Lachea, quindi quello della stagione estiva, visto che il suo progetto prevede un EP per ogni stagione, è uscito oggi con 21 e 15 o 9 e un quarto, ognuno lo chiama come vuole. Che è una canzone veramente bella di un progetto veramente molto bello. Brando Madonia in questo momento secondo me è un artista che va supportato, seguito, ascoltato. E noi ci aggiorniamo alla prossima.